Buonasera, buonasera, benvenuti a Platani Sport, seconda puntata. Dopo la prima così di introduzione ci cominciamo un po' a carburare, un po' con appunto Platani Sport. Anche questa puntata sarà ricca di servizi, ricca di discipline sportive e soprattutto ricca di personaggi già di un certo spessore, così come lo sono stati quelli della prima puntata. Ma prima di presentarvi gli ospiti, al solito le mie compagne di viaggio, Sharon. Buonasera. E abbiamo anche Elisa alla mia destra. Buonasera a tutti. Andiamo con gli ospiti, cominciamo con Salvatore Sorce, dirigente storico del Mussomeli Calcio. Buonasera a tutti. Continuiamo con Nicolas Morreale, difensore dell'Empedoclina. Buonasera. A chiudere Ferdinando Di Leo, centrocampista del Campofranco. Buonasera. Bene, cominciamo subito con la Serie D. Come al solito abbiamo detto la settimana scorsa, non è un bacino di utenza del nostro fiume Platani, l'Acragas, Licata o tutte le squadre siciliane, però ci sembra giusto arricchire la nostra trasmissione con il calcio già a livello nazionale, a livello professionistico. Quindi cominciamo con questa trasmissione con la vittoria dell'Acragas 2-1 sulla Nuova Gioiese, il servizio di Davide Sardo. Nuova Gioiese 2-1 e blinda il secondo posto alle spalle di un invincibile, almeno per il momento, Savoia. È la terza vittoria di fila per Arena e compagni. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Alessi, dirigente dell'Acragas, fratello del presidente Silvio, scomparso tragicamente venerdì sera. L'Acragas gioca con il lutto al braccio. Poi la partita che entra subito nel vivo con il vantaggio ospita il primo vero affondo, settimo minuto, assist di Pascu per Iannelli, tiro al volo e Valenti è battuto. L'Acragas risponde al minuto 15 con Arena, passano 60 secondi e Bonaffini di testa sfiora il pari. Al 18° tiro di Saraniti, Panuccio intercetta e Arena colpisce una clamorosa traversa. I biancoazzurri giocano un ottimo calcio, agguantano il pari al 28°, punizione cross di Arena, Cassaro a terra a Savonarola e l'arbitro Pietro Paolo di Modena assegna il rigore ai padroni di casa. Nicola Arena spiazza il portiere e poi dedica il gol al dirigente scomparso. La Nuova Gioiese potrebbe tornare in vantaggio al 32° con Pasco, ma Valenti compie una parata capolavoro. Nella ripresa parte subito forte l'Acragas che trova il gol del vantaggio, punizione di Chiavaro, Panuccio para e tapin vincente di testa di Gaspare Pellegrino. Anche questo gol è dedicato a Giovanni Alessi. Al 5° Arena potrebbe chiudere i conti, ma Panuccio para. Poi al 7° ancora Pasco sbaglia il gol, gran parata di Valenti. Cresce la Nuova Gioiese, ma l'Acragas chiude ogni varco. Al 24° occasione per Savonarola, ma il punteggio non cambia. L'assedio finale degli ospiti non produce nessun effetto sperato. L'Acragas vince, convince, continua ad inseguire il Savoia. La Nuova Gioiese esce a testa alta dall'Esseneto. Bene, abbiamo visto la vittoria dell'Acragas 2-1. Prima di chiedere qualcosa ai nostri ospiti in maniera molto veloce sulla Serie D, andiamo ad un altro servizio. Il Licata la scorsa settimana non si presenta per motivi economici nella trasferta campana. Domenica scorsa è stata regolarmente in campo, ha giocato con tanti giovani e giovanissimi. Vediamo come è andata a finire. Torna a giocare in campionato il Licata dopo la rinuncia alla trasferta di Gioia Tauro per problemi economici, ma alla Dino Liotta a far festa sono i giocatori del comprensorio Montalto. Gli ospiti vincono 3-1. Il Licata senza allenamenti si è spento con il passare dei minuti. Ruisi agli uomini contati, in molti hanno abbandonato la nave chiamata Licata. Primo tempo avaro di emozioni, poche le occasioni degne di nota. Il finale di primo tempo è di marca ospite. Al 43° Mazzeo in contropiede batte Zappulla. Nella ripresa il Licata alza il baricentro e agguanta subito il pari con il giovane Lauria, terzo gol in 5 giornate. La gara di colpo diventa bellissima, tante le azioni sia del Licata che del Montalto. Ci provano Nassi e Piemontese, ma il punteggio rimane in parità. I gialloblu perdono lucidità con il passare dei minuti. Al 30° il comprensorio Montalto ritorna avanti, realizza Zangaro. Quindi il campionato di Serie D, Ferdinando Di Leo, Acragas va a gonfie vele, secondo posto in classifica dietro la fuggitiva Savoia, il Licata grossissimi problemi. Questo campionato di Serie D come lo vedi con l'Acragas lì? Ma quest'anno non sto seguendo molto il campionato di Serie D, però secondo me vedendo il Savoia penso che il campionato secondo me è già finito, perché il Savoia è una squadra che non c'entra niente con la Serie D. Tutta gente che ha fatto categorie superiori, tutta gente che ha fatto la Serie A e sfiorata addirittura la Serie A, quindi penso che il campionato sia già finito. Faccio il complimento all'Acragas perché, nomi alla mano, ha un grande organico, una grande squadra, un grande allenatore. Speriamo possa arrivare tra i primi posti e magari giocarsela nei playoff. Salvatore Sorce, quanto può influire in maniera positiva un Acragas a livelli professionistici? Ma sicuramente sarebbe un'attrazione per tutti, è un mando per la regione Sicilia. Purtroppo non riusciamo a decollare in questo ed è colpa nostra, dei dirigenti, e anche colpa delle istituzioni, perché credo che non siano troppo vicino alle società, anzi molto spesso, non dico che mettono i bastoni tra le ruote, però non aiutano a svolgere un buon lavoro. Nicolas Morreale, tu giochi a Porto Empedocle, vicinissimo ad Agrigento, anche se sappiamo che comunque è una dirigenza tutta agrigentina. Ecco, Porto Empedocle, come i tifosi dell'Empedoclina, come vivono questo dualismo con l'Acragas? Seguono i cugini, tra virgolette, sì, oppure c'è... li seguono, infatti noi giochiamo il sabato perché la domenica l'Acragas gioca in casa, però... non c'è rivalità, anzi i tifosi del Porto Empedocle stimano molto la città Agrigento, soprattutto la squadra. Come non si, secondo me è impensabile non stimare una squadra come l'Acragas, qualsiasi tipo di paese. Però pensano molto anche all'Empedoclina, io non mi aspettavo un pubblico così. Sono felice di giocare in questa squadra perché... ha dei dirigenti molto, molto esperienti per la categoria e speriamo di fare bene per l'Empedoclina. Torneremo ancora a parlare dell'Empedoclina e delle altre squadre del campionato di promozione. Parentesi dal calcio, passiamo alla pallavolo. L'Acragas Volley comincia nel migliore dei modi il campionato di Serie B. Vediamo come ha battuto la squadra romana, la squadra di Tani Frinzi Russo. Buona la prima. L'Acragas Volley inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B1. Nella palestra di Aragona, per l'indisponibilità del Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il sestetto di Tani Frinzi Russo ha battuto la Friend Volley Roma 3-1. Inizio di partita perfetto per l'Acragas Volley, che domina il primo set. Sia le attaccanti che le centrali non sbagliano un colpo. Il muro delle bianco-azzurre fa la differenza. Roma non riesce a giocare una buona pallavolo e si arrende 25-12. Secondo set equilibrato, Roma riassetta muro e ricezione e torna prepotentemente in partita. L'Acragas Volley perde la concentrazione, sbaglia alcuni attacchi e sul filo di lana cede il set alle ospiti 25-23 ed è 1-1. Si va al terzo e la squadra di casa torna quella del primo set. La difesa è pressoché perfetta e i contrattacchi di Basciani e Lombardo vanno sistematicamente a segno. Nel finale l'Acragas Volley ingrana la quarta e chiude 25-20. Roma crolla di schianto, non c'è più. Il quarto set è pura accademia di Moncada e compagne. Il pubblico si diverte e l'Acragas Volley non stacca più la spina. Il set vola via in pochi minuti. L'Acragas Volley chiude 25-16 e brinda il primo successo della stagione. Iniziare così è sicuramente una bella cosa, considerando il fatto che avevamo degli infortuni all'interno del sestetto, e poi diciamo che Aragona ci porta sicuramente bene. Tutte le volte che iniziamo il campionato qui in questa palestra lo iniziamo sempre alla grande. Ricordiamo 2 anni fa abbiamo fatto 5 vittorie consecutive e anche oggi, diciamo, abbiamo iniziato bene nella palestra di Aragona. La squadra per vincere questa partita sicuramente ci vorrebbe una formazione a livello appunto di Agrigento, perché comunque c'è un divario di esperienza notevole. Io, a parte libero di esperienza, la Crasteva, poi sono tutte ragazze dall'89 al 95 e si è vista nei momenti che quando Agrigento voleva accelerare, accelerava senza problemi, anche con delle belle giocate e non belle giocate, e lì appunto fuoriesce sicuramente il tasso tecnico ed esperienza che appunto contraddistingue l'Agrigento con noi. Acragas Volley per questo campionato di Serie B1. Ritorniamo in zona Platani, comincia l'attività socio-agonistica della Polisportiva Olimpia, vero Elisa? Sì. Continua l'attività sociosportiva della Polisportiva Olimpia di Campofranco, rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. Al suo 32esimo anno di vita, la società guidata dal presidente Gero Adamo riunisce ogni pomeriggio centinaia di ragazzi per un'opera sociale e sportiva unita a Salvo Scozzaro, tecnico qualificato. Dalla Polisportiva Olimpia ogni anno sono usciti tanti atleti che adesso sono nelle migliori squadre siciliane e anche a livello nazionale. Chi vuole partecipare all'attività potrà recarsi al Palazzetto dello Sport di Campofranco dalle 17 in poi. Bene, ancora complimenti a questa iniziativa della Polisportiva Olimpia che in zona comunque non è. Non c'è solo calcio, non c'è solo attività all'interno del palazzetto. Ci pensa il Centro Sportivo Italiano, il CSI, a fare anche qualcos'altro, Elisa. Ancora attività sportiva amatoriale per il Comitato Circoscrizionale CSI Altoplatani. 2 tornei di bocce in collaborazione con l'amministrazione comunale di Campofranco hanno avuto la loro conclusione nei campi della Villa Comunale, dove si è svolta la premiazione alla presenza di un numeroso pubblico che ha assistito a tutti gli incontri. 2 tornei disputati, quello riservato agli under 15 e quello agli over. Nel primo torneo ha trionfato il piccolo Giuseppe Scozzaro, che ha preceduto Antonino Favata e Francesco Danna. In quello riservato ai più grandi ha vinto il favorito della vigilia, riconosciuto il leader delle bocce a Campofranco, Serafino Zola, che ha preceduto Michele Schifanella e Onofrio Giuliano. Alla premiazione hanno presenziato il sindaco di Campofranco Salvatore Danna e l'assessore allo sport Franco Pera. Bene. Dopo queste 2 notizie flash, ma non proprio flash, Elisa, ritorniamo al calcio, o meglio tuffiamoci nel calcio con il campionato che è cominciato domenica scorsa, il campionato di seconda categoria. Sharon. Raffadali, Chiaramontana, Mussomeli 2-1, Castronovo, Città Frontiera 1-2, Campobello, Ravanusa 1-1, Villa Sieta, Palma di Montechiaro 0-1, Sporting Nissa, Ginnasium 1-0, mentre ha riposato Aragona. Bene, questa era la prima giornata del campionato di seconda categoria, quindi la classifica è molto semplice, chi ha vinto 3 punti, chi ha pareggiato 1, ma ce la descrive meglio ancora Sharon. Raffadali 3, Comunità Frontiera 3, Palma 3, Sporting Nissa 3, Campobello 1, Ravanusa 1, Chiaramontana 0, Castronovo 0, Villa Sieta 0, Ginnasium 0, Aragona 0. Bene, quindi questa era la classifica della seconda categoria. Inizio sfortunato per la Chiaramontana Mussomeli che perde proprio sul finire della gara, Elisa. Sì, sconfitta di rigore quella che la Chiaramontana Mussomeli ha subito in terra agrigentina ad opera di un atletico Raffadali che ha conquistato i 3 punti all'ultimo dei 4 minuti di recupero. Nel primo tempo il gioco ha ristagnato a centrocampo con le due squadre che tentavano le sortite in avanti senza troppa convinzione, con il Raffadali che passa in vantaggio con un rigore contestato dalla Chiaramontana. Nella ripresa gli ospiti si posizionano nella metà campo avversaria e pervenivano al pareggio con un bel gol di Saia. E mentre il Mussomeli ci provava sino alla fine, al 94esimo un fallo da ultimo uomo veniva punito, stavolta giustamente con un calcio di rigore e con il gol che al 94esimo chiudeva la contesa. Bene, Salvatore Sorce, la Chiaramontana è una delle 2 squadre di Mussomeli, non diciamo la seconda squadra, ma comunque come categoria inferiore. Ecco, c'è una collaborazione tra la vostra società con la Chiaramontana, o come succede in altri paesi magari non c'è questo tipo di collaborazione? No, fortunatamente questo non succede a Mussomeli, abbiamo trovato degli accordi, infatti qualche giovane della Juniors che magari trova meno spazio nel Mussomeli lo giriamo a loro per farlo crescere, farlo giocare, anche con il campo ce lo gestiamo assieme, nel senso che con gli orari ci mettiamo d'accordo, quindi c'è massima collaborazione e massimo rispetto. Mi dispiace per domenica che hanno perso, mi sono sentito con dei dirigenti, mi hanno detto che l'arbitro un pochettino ha condizionato, specie nel primo tempo, il risultato, anche se poi il rigore decisivo era sacrosanto. Peccato, perdere al 97esimo fa molto male. Sicuramente la Chiaramontana avrà modo di rifarsi durante il prosieguo del campionato. Altra squadra che seguiremo in questo nostro Platani Sport è il Castronovo, lo seguiremo nel campionato di seconda categoria, è il Castronovo di Sicilia, due passi dalla nostra sede di Campofranco e comunque è sempre in zona Platani. Il Castronovo di Sicilia non ha neanche lei come squadra ha cominciato nel migliore dei modi, Elisa. Sì, sconfitta interna per il Castronovo nella prima giornata del campionato di seconda categoria ad opera degli ennesi della comunità frontiera di Pietraperzia. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo, ma il Castronovo riesce a pareggiare nella seconda frazione di gioco, ma quando tutto lasciava presagire che il risultato di parità fosse quello definitivo, nei minuti di recupero e in contropiede la comunità frontiera metteva a segno il gol della vittoria che lascia l'amaro in bocca al Castronovo. Bene, quindi un destino che ha accomunato sia la Chiaramontana Mussomeli che il Castronovo, sconfitte negli ultimi minuti. Io volevo ricordare che la trasmissione è offerta dal nostro sponsor, invito la regia a mandare così una clip del nostro sponsor, che è la tipografia RS, se non ricordo male adesso, di San Giovanni. Comunque avremo modo di metterlo, la clip, e di metterla durante la trasmissione. Chiudiamo la seconda categoria con il prossimo turno sabato e domenica prossimi. Comunità Frontiera Raffadali, Chiaramontana Mussomeli Villa Seta, Ginnasium Aragona, Palma Campobello, Ravanusa Sporting Nissa, mentre riposa Castronovo. Bene, questa era la seconda categoria, adesso saliamo un po', andiamo alla prima categoria e quindi con i risultati appunto di questo campionato. Sharon. Sì, Rino. Corleone Real Unione 2-0, Cattolica Eraclea Caccamo 2-1, Ciminna Lercara 1-0, Milena Prizzi 1-1, Roccapalumba Casteltermini 0-0. Siculiana Giuliana 2-2, Bivona Città di Agrigento 1-2. Siamo alla quinta giornata del campionato di prima categoria, vediamo un po' adesso la classifica. Cattolica Eraclea 13, Prizzi 11, Casteltermini 10, Real Unione 9, Milena 9, Corleone 8, Ciminna 8, Siculiana 7, Città di Agrigento 7, Lercara 4, Bivona 4, Roccapalumba 3, Giuliana 1, Caccamo 0. Sono diverse le squadre della zona Platani, ormai l'abbiamo ribattezzata così, che partecipano al campionato di prima categoria. Vediamo cosa è successo, come è andato all'Lercara. In zona Cesarini, la sconfitta dell'Albatros Lercara in casa di un Ciminna fortunato ma caparbio a crederci fino alla fine. Al 93esimo Amato del Ciminna tira fuori dal cilindro la bordata da fuori aria che si insacca all'incrocio dei pali dell'incolpevole portiere lercarese che nulla può. Con questa sconfitta l'Ercara naviga nelle zone basse della classifica di prima categoria, ma ha tutte le carte in regola per tirarsene fuori. Un'altra squadra molto vicina alla nostra sede, ma è in pieno centro Platani, è il Milena di Mister Gero Valenza. Cos'è successo al Milena, Elisa? Sì, solo un pareggio per il Milena in casa contro il Prizzi. La gara disputata al Valentino Mazzola di Milena è risultata alquanto dura e combattuta, dove nel primo tempo i ragazzi di Mister Gero Valenza hanno fatto più possesso palla, mentre nella ripresa sono stati gli ospiti del Prizzi a passare in vantaggio con Dandò, abile a sfruttare una distrazione difensiva dei padroni di casa, che rimediano con un gol di testa e di Granone. Bene, un pareggio per il Milena di Mister Gero Valenza. Salvatore Sorce, vedere Gero Valenza, che comunque è riconosciuto da tutti, l'icona del calcio a Mussomeli, o meglio quello che più ha rappresentato Mussomeli calcistica fuori, vederlo allenare un'altra squadra che non sia di Mussomeli, che effetto fa? Sicuramente non fa un effetto positivo, specialmente per me che da moltissimi anni che lavoravamo assieme. Però purtroppo il calcio è anche questo e auguro a Valenza le migliori fortune per questo campionato, anche se lui ha messo su una grossissima squadra e penso che se la giocherà fino all'ultimo per vincere questo campionato. Bene, in bocca al lupo anche a Gero Valenza, così come facciamo a breve un saluto e un in bocca al lupo all'allenatore, al mister della squadra che è prima in classifica nel campionato di prima categoria, la squadra il Cattolica Eraclea. Vediamo se c'è in linea mister Tutino. Buonasera. Sì, non buonasera mister. Bene, sono al telefono. Allora, parliamo... Non sento bene perché sono solo al telefono. Come? Non sento bene perché non sono collegato, sono solo col telefono. Ho capito. Bene, mister Tutino, intanto complimenti da parte della redazione Noi del Platani per questo inizio, possiamo dire, di campionato del suo Cattolica Eraclea. Complimenti veramente. Sì, vi ringrazio. Per ora è un periodo che ci va tutto bene e quindi ci godiamo questo primo posto. Sì, mi viene da fare una domanda, mister Tutino, ci possiamo dare del lei? Sì, si sente, purtroppo sento maluccio. Poi spieghiamo perché ho fatto questa domanda. Allora, mister Tutino, le ambizioni di questo Cattolica Eraclea? Mi scusi, sì, tanto, non sento bene. Le ambizioni di questo Cattolica Eraclea, quali sono le ambizioni? Se non ho sentito male, se abbiamo ambizioni, no? Sì, sì. Noi non abbiamo ambizione questo campionato, tutti questi punti ci servono per avere una salvezza più vicina possibile e più tranquilla. Bene, nella sua squadra comunque non ci sono grossi nomi nel panorama calcistico regionale, questo accresce di più il suo valore. Come riesce proprio a mettere insieme questa voglia di fare calcio a Cattolica? Non sento bene purtroppo, cosa volevo dire? Comunque, se non ho capito male, no, abbiamo qualche giocatore buono, tipo Stagno e qualche altro ragazzo. Bene, ma quanto conta l'allenatore in una squadra? Quanto conta mister Tutino? Pronto? Sì, noi la sentiamo, mister. Invitiamo magari la regia a ripristinare il collegamento, la linea è caduta, invito Antonio a ripristinare il collegamento così quando è pronto mi fate un cenno. Nicolas Morreale, la prima categoria ormai da qualche anno per te, per tanti tuoi compagni, è un ricordo, nel senso che non per disprezzare la prima categoria, ma dalla promozione all'eccellenza, quindi... Come sembra un campionato di prima categoria? Voi che comunque lo avete fatto. No, sembra un campionato molto difficile. Secondo me più difficile dell'eccellenza perché non è per niente facile giocare in un campionato di prima categoria. Io l'ho fatto con il Mussomeli, abbiamo fatto i playoff, abbiamo perso la finale sfortunatamente, però dopo il Mussomeli è stato ripescato. Io, devo dire la verità, ho trovato difficoltà a giocare in prima categoria perché non è facile, perché ci sono dei giocatori veramente... accanite, che danno la vita per la maglia e quindi non è facile veramente. Bene, allora in attesa di ripristinare il collegamento con mister Tutino saliamo ancora di un altro gradino e andiamo a sentire, Sharon, i risultati, anzi il prossimo turno del campionato di prima categoria. Lercara, Siculiana, Città di Agrigento, Cattolica Eraclea, Giuliana, Corleone, Casteltermini, Ciminna, Caccamo, Roccapalumba, Prizzi, Bivona, Reale Unione, Milocca. Bene, dicevo prima in attesa di ripristinare il collegamento con mister Tutino e l'allenatore del Cattolica Eraclea, saliamo ancora di qualche gradino i campionati siciliani e vediamo un po' cosa è successo in quello di promozione. Empedoclina, USA Sport 2-1, Comiso, Canicattì 0-1, Ribera e Libertas Grotte 2-1, Santa Croce, Real Biscari 0-1, Mussomeli, Sciacca 2-0, Racalmuto, Aragona 0-1. Bene, questi sono i risultati della giornata del campionato di promozione, vediamo la classifica. Libertas Grotte 14, Mussomeli 12, Canicattì 11, Sciacca 11, Ribera 11, Empedoclina 10, Aragona 9, Comiso 9, Racalmuto 8, Santa Croce 7, USA Sport 5, Gela 4, Real Biscari 4, San Michelese 1. Bene, mi dicono dalla regia che probabilmente è ripristinato il collegamento con mister Tutino del Cattolica Eraclea. Mister, è in linea? Pronto? Niente, non è in linea mister Tutino, andiamo avanti con il campionato di promozione. Vediamo Elisa cosa è successo all'Aragona, è successo qualcosa di positivo? Sì, colpo perfetto dell'Aragona di mister Comito che seppur rimaneggiato sbanca il campo dello Sporting Eracalmuto con un gol da Cineteca di Monastro. Un tiro dai 30 metri non lascia scampo al portiere eracalmutese Amella, insaccandosi all'incrocio dei pali. Ma il portiere dell'Aragona che allo scadere salva il risultato su una conclusione di Carbonaro e corona una vittoria che permette all'Aragona di risalire le posizioni in classifica. Bene, complimenti all'Aragona di mister Comito, un saluto al nostro amico e collega Tonino Butera che segue per noi insieme a Carmelo Orlando le gesta dell'Aragona. Andiamo adesso, Salvatore Sorce, a vedere cosa è successo in Mussomeli Sciacca. È stata una bella partita prima di vedere il servizio? Ma una bella partita non direi tanto, lo Sciacca è venuto a Mussomeli per cercare di portare via quando meno un punticino e quindi magari ha fatto una partita più accorta, non lasciando troppi varchi. Noi eravamo in avanti, ci mancava Ribaudo che magari poteva essere quell'uomo in più che con qualche diciamo, invenzione poteva risolvere la partita e abbiamo avuto un pochettino di difficoltà a sfondare, però la grande voglia di vincere, di riscattare la partita persa la domenica precedente a Grotte ci ha permesso di vincere questa partita. Bene, allora andiamo a vedere con gli amici di Castello Incantato quello che è successo in Mussomeli Sciacca. Appassionate di calcio dilettantistico, amici di Castello Incantato, un caloroso buon pomeriggio da chi vi parla, Vincenzo Calà, e da Santino Barba che curerà le riprese audiovisive. Squadre entrambe appaiate al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Libertas. Sora che interrompe la manovra per Privitera, Privitera salta l'avversario, passaggio per Scarpinato, Scarpinato protegge ottimamente il pallone, larga per Palumbo, andiamo Palumbo, Palumbo mette in mezzo, tiro di Palumbo, parata del portiere catalano di piazza per Scarpinato, ottimo il lavoro di Scarpinato, perfetto il lancio, attenzione per Palumbo, tiro di Palumbo, vediamo Palumbo che punta l'avversario diretto, mette in mezzo Palumbo, attenzione per Scarpinato, non si è fatto trovare impreparato con una scivolata anticipato tutto, tiro di Scarpinato per Di Piazza per Costantino, Costantino avanza un po', osserva il piazzamento, mette il pallone in mezzo, interviene Diliberto, attenzione Diliberto, c'è Spoto che abbiamo Scarpinato sulla palla, salta l'avversario diretto, mette in mezzo Scarpinato, palla per Diliberto, Diliberto per Privitera, tiro di Privitera, Spoto, fallo di mano, fallo, tiro, attenzione, rete, Privitera, ottimo il tiro di Privitera che approfitta di un errore della difesa dello Sciacca che saluta il pubblico di casa che ricambia il saluto del giocatore Gioacchino Privitera per Licari, Licari attenzione per Spoto, 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 attenzione, Scarpinato, fermato da Cacciatore, ancora il Mussomeli in attacco con Privitera, lancio di Privitera e Spoto, attenzione, Libassi in avanti, la palla Diliberto, 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 Diliberto ancora, attenzione Scarpinato, Scarpinato, attenzione Scarpinato, tiro di Spoto, rete, rete Spoto, lancio di lungo di Strano, triplice, fischio finale, è finita, risultato finale Mussomeli 2, Sciacca 0, Mussomeli che si è ripreso dalla sconfitta immeritata di domenica scorsa ed è entrato in campo con il giusto atteggiamento psicologico meritando la vittoria ampiamente. A questo punto Mussomeli che sale a quota 12 punti in classifica e si propone come seconda forza del campionato alle spalle della Libertas. Beh sì, sicuramente oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti, dal primo al 18° in campo, abbiamo lottato, ci voleva questa vittoria dopo la brutta batosta di domenica passata, pur giocando bene. È una vittoria che ci voleva e che sicuramente dà morale e dà la possibilità in settimana di lavorare bene e cercare di migliorarci partita dopo partita e cercare di arrivare all'obiettivo prefissato. Ah, sinceramente io avevo visto già il Mussumeli contro il Grot, era una sconfitta meritata. In settimana avevo detto ai ragazzi che per me il Mussumeli era una delle squadre accreditate a vincere il campionato, loro hanno, voi avete meritato la vittoria, noi ci siamo difesi, abbiamo cercato di ripartire, noi siamo una squadra che farà di tutto per salvarsi, quindi oggi ci è andata male. Però al secondo tempo siamo andati in campo con la voglia di fare il gol, subito è arrivato il gol di Gioacchino Privitera e dopo arriva il gol mio, che è una grande emozione, il pubblico ha applaudito, sono contento. Ottima prova di tutta la squadra in generale, adesso con il recupero anche di Ribaudo che rientra dalla squalifica. Possiamo affrontare con ottimismo la partita di Aragona, che per noi è tradizionalmente difficile. Ma lo so, perché a parte che è tradizionalmente difficile, loro hanno anche una buona squadra, quindi però cercheremo di andare a fare la nostra solita partita e speriamo che avvenga un risultato positivo. Abbiamo iniziato un po' tatticamente un po' più a riparo. Bene, siamo tornati in studio anche perché abbiamo ripristinato il collegamento con mister Tutino. È in linea, mister? Pronto, sì. Sì, perfetto. Allora, l'ultima domanda che le avevo fatto è: quanto c'è di mister Tutino in questo Cattolica? E purtroppo non la sento bene, mi dispiace, stasera va tutto il fatto che mister Tutino forse ha sentito la domanda, ma siccome non vuole rispondere, vediamo di cambiarla. Sabato prossimo andate ad affrontare probabilmente all'Esseneto il Città di Agrigento. Come vi state preparando a questa gara? Ma noi ad Agrigento cercheremo di continuare questo momento favorevole e di prendere un punto almeno che ci consenta di andare avanti con la classifica. Ma alla fine il Cattolica lotterà per la promozione? No, non lottiamo per i primi posti della classifica, perché non abbiamo un organico adatto, non abbiamo... lottiamo per un settimo, ottavo posto che ci consenta di stare in posizione tranquilla e non scendere di categoria. Bene, quindi l'obiettivo del Cattolica è la salvezza. Noi la ringraziamo, mister Tutino, e complimenti per il suo Cattolica. Grazie, gentilissimi, grazie a voi. Alla prossima, mister. Bene, era mister Tutino, l'allenatore del Cattolica Eraclea. E allora, brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo ancora con il Mussomeli. Ed è stato proprio un flash questo stacchetto pubblicitario. Allora, Salvatore Sorce, il Mussomeli non è stato costruito per uccidere il campionato, però è lì. Sicuramente, noi non abbiamo costruito una squadra per ammazzare il campionato, abbiamo costruito sicuramente una buona squadra per tentare di lottare fino all'ultimo raggiungimento di un obiettivo che a Mussomeli non si è raggiunto mai, che è l'eccellenza. E speriamo di poterci giocare fino all'ultimo e continuare con questa scia di risultati, anche attraverso i playoff, perché no. Quindi il Mussomeli in eccellenza sarebbe un beneficio per tutta la zona, avere ancora un'altra squadra del calibro del Mussomeli. Comunque siete lì e certo non vi tirate indietro. No, questo sicuramente no, non ci tireremo indietro, anzi se sarà la possibilità e l'occasione, possibilmente nel mercato di dicembre, se c'è di mettere qualche ciliegina, diciamo, sulla torta, la società questo non si tirerà indietro. Sicuramente per la zona un'eventuale promozione del Mussomeli in eccellenza arricchirebbe ancora di più il campionato di eccellenza con dei derby storici, Mussomeli Campofranco, Mussomeli Gemini, eccetera eccetera. Nicolas Morreale, certo che l'Empedoclina non starà lì a guardare che gli altri vincano il campionato, anche voi avete un organico di tutto rispetto. No, noi veramente, l'organico è buono sì, però le nostre ambizioni non sono quelle di fare i playoff, ma per ora una salvezza tranquilla. Poi a dicembre la società vuole raggiungere playoff, qualche ritocco ci vuole. Dovrà prendere qualche attaccante. Sì. No. No, questo lo dico io, no, perché vi ho visti diverse volte. Gian Luis da solo in avanti non può fare reparto. Bene, campionato di promozione, ci ritorneremo anche con qualche flash. Vediamo cosa succederà domenica prossima, Sharon. Aragona, Mussomeli, Canicattisa, Michelese, Libertas, Grotte, Gela, Real Biscari, Racalmuto, Sciacca, Ribera, USA Sport, Santa Croce. Bene, sono solamente 6 le gare nel campionato di promozione, perché 2 squadre un po' già, una non eravate in numero dispari, poi lo Scicli è stato radiato, diciamo, è stato escluso per la quarta rinuncia. Bene, dopo il campionato di promozione ci sono sempre a Mussomeli, che è una fucina di attività calcistiche, di attività sportive, ci sono anche gli allievi regionali di mister Salvatore Sorce, ce ne siete tanti con questo nome e cognome. Vediamo, Elisa, allora cosa hanno combinato questi allievi del Mussomeli? Ancora rinviata la prima vittoria stagionale per gli allievi regionali del Mussomeli di mister Salvatore Sorce. Una gara, quella contro il Villabate, giocata al di sotto delle capacità della squadra, scese in campo quasi svogliata, con poca grinta, è andata subito in svantaggio per poi subire il secondo gol dei palermitani, già a 20 minuti dall'inizio. Nel secondo tempo, timidi tentativi di risveglio del Mussomeli, che comunque deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria. Bene, allora in bocca al lupo agli allievi regionali del Mussomeli, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica del Mussomeli. Arriviamo al campionato di eccellenza, 7ª giornata. Sharon, cosa è successo, cosa ha detto questa domenica? Alcamo San Sebastiano 2-0, Campofranco Serra di Falco 0-2, Camarat Profavara 1-0, Leonfortese Raffadali 2-0, Mazzara Rivera Marmi 2-2, Parma Valgemini 0-2, Rocca di Caprileone Folgore 1-0, San Cataldese Marsala 1-1. Risultati domenica scorsa un po' strani, nulla di scontato, una classifica che è sempre più corta nonostante passino le giornate. Vediamo con la grafica e con la voce di Sharon la classifica del campionato di eccellenza. Alcamo 16, Serra di Falco 15, Camarat 13, Leonfortese 13, Rocca di Caprileone 13, Parmonval 12, Riviera dei Marmi 12, Marsala 9, Folgore 8, Gemini 8, Campofranco 7, Mazzara 7, San Sebastiano 7, San Cataldese 7, Profavara 4, Raffadali 1. Bene, prima di passare al prossimo servizio, ne avremo diversi del campionato di eccellenza. Ferdinando Di Leo, cosa sta dicendo in questo momento il campionato, appunto, di eccellenza? Il campionato di eccellenza sta vivendo un periodo di stallo. A mio parere ci sono molte sorprese e molte delusioni. Le sorprese sono il Rocca di Caprileone, anche lo stesso Gemini, che è partito in ritardo, sta facendo un grandissimo campionato. Le delusioni, purtroppo, oltre al Favara, che organica alla mano secondo me è una delle più forti, c'è il Campofranco, ci siamo noi che non riusciamo ancora a calarci nella categoria, non riusciamo ad esprimerci per come abbiamo fatto l'anno scorso. È un periodo un po' bruttino, non ci gira, è inutile recriminare sugli arbitri, però per ora non riusciamo a mettere la palla dentro e stiamo pagando queste piccole pecche. Al pensiero di Ferdinando Di Leo, che il Campofranco è un po' che diciamo, sta deludendo, c'è stato un sorriso di Nicolas Morreale. Traduci questo sorriso, Nicolas. No, veramente sto sorriso per il Camarat, perché un'altra sorpresa è il Camarat. No, a me dispiace per il Campofranco perché, come dice Ferdinando, andando un'ottima squadra, però secondo me alla lunga uscirà fuori, perché le ottime squadre alla lunga usciranno fuori. Però per ora c'è qualcosa che non va, non so, il gruppo, secondo me, se il gruppo qualcosa non va, perché una squadra come il Campofranco non si può trovare, come il Favara, come il Campofranco, non si possono trovare in queste condizioni di classifica. Bene, allora cominciamo i servizi del campionato di eccellenza. Come dicevo, non ci facciamo mancare nulla, e grazie alla rete di collaborazione che abbiamo instaurato nel giro di pochissimo tempo. Vediamo cosa è successo in Mazzara Riviera Marmi. Ho iniziato un po' tatticamente un po' più al riparo, diciamo, per vedere anche la forza del Mazzara stesso. Giustamente giocavamo con una squadra che dal punto di vista dell'organico è Davide contro Golia. Però poi ho capito che effettivamente giocando, uscendo un po' e alzando un po' il baricentro le cose potevano cambiare, e mi sembra che nel secondo tempo la mia squadra l'abbia dimostrato. Ti ritrovi con un risultato di 1-2 e penso che qualsiasi allenatore pensa e cerca di portarlo fino alla fine. Poi giustamente è venuto il pari, che secondo me è il risultato più giusto. Ho capito che il Mazzara aveva avuto un contraccolpo in questo, quindi ho cercato di mettere qualcosina più là davanti. Dietro stavamo bene, non rischiavamo quasi nulla, e ovviamente ho cercato dico la verità, di metterci un altro colpo. Sono proprio contento perché la squadra ha dimostrato anche di imporre il proprio gioco, ha una sua diciamo, predisposizione nel giocare in una certa maniera, e penso che oggi l'abbia dimostrato. Io penso che avevamo di fronte un avversario di tutto rispetto, abbiamo giocato solo noi, ma penso che bisogna onorare quello che ha fatto l'avversario. E pur essendo in svantaggio è riuscito a realizzare il risultato e poi riportarsi in vantaggio. Noi siamo stati bravi a recuperare, però rimane l'amaro in bocca, insomma, che la partita si poteva chiudere prima. Dalle volte stiamo pagando qualche ingenuità, soprattutto nella fase difensiva, dove c'è sempre da rivedere qualche cosa settimana dopo settimana, e questo sicuramente. Non poter schierare sempre la solita squadra non fa altro che penalizzare, insomma, di creare, diciamo, dei principi basilari per una squadra che deve affrontare un campionato. Bene, ringraziamo gli amici di questo servizio, gli amici di Televallo, ma soprattutto ringraziamo Agrigento TV e il nostro collega Davide Sardo, come ringraziamo anche Santino Barba per le riprese di Castello Incantato. Il Gemini ci sembra che sia stato il risultato, non diciamo a sorpresa, così sminuiremmo le gesta degli amici di San Giovanni Gemini, però sabato nell'anticipo andare a vincere a Mondello contro la Parmonval, Elisa, è stato un buon risultato. Prodezzi in campo esterno per il Gemini di Mister Balsamo, che ha superato per 2-0 la Parmonval di Corrado Mutolo, un successo che porta la firma del difensore a letto, autore di una doppietta. Grazie a questa vittoria il Gemini si allontana a grandi passi dalle zone basse della classifica. Un Gemini convinto dei propri mezzi e autoritario, commenta il presidente Giragello. Il nostro tecnico non ha sbagliato una mossa e i calciatori sono stati splendidi. Il tecnico Peppe Balsamo sostiene che la prima vittoria fuori casa è stata ampiamente meritata per il gioco espresso e per le occasioni avute, ma già pensiamo all'Alcamo, contro il quale dobbiamo esprimerci al massimo per dare continuità ai nostri risultati. L'obiettivo stagionale del Gemini, dopo due campionati dispendiosi dal punto di vista economico, è quello di ottenere una tranquilla salvezza. Bene, vince il Gemini di mister Peppe Balsamo, che abbiamo visto nella foto. Non è da meno certo il Camarat del rientrante Renato Maggio. Vediamo un po' cosa è successo nella gara Camarat-Pro Favara. C'era per noi Salvatore Giuliano e Antonino Lamattina. Antonio Lamattina. Fa suo il derby agrigentino contro una buona Pro Favara che comunque non ha per niente demeritato. Sono gli ospiti che hanno l'occasione per passare in vantaggio con questo tiro di Scopelliti che coglie la traversa e la palla poi ricade in campo. Risponde il Camarat con Giacalone che spreca a pochi passi da Citarda. Si ripete l'esterno del Camarat, ma il suo tiro va ancora a lato. Dopo un'azione in aria del Camarat è Carioto che porta in vantaggio i suoi con questo gran tiro che si insacca alle spalle del portiere favarese. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova ancora la squadra di casa, ma Arnone arriva con un attimo di ritardo. Rischia ancora la Pro Favara su questo rinvio di Citarda che Carioto cerca di sfruttare. Per la Pro Favara alla fine del primo tempo ci prova Cordaro, ma il tiro termina fuori. Nella seconda frazione di gioco è ancora Cordaro che ci prova da fuori, ma Ilardi è attento. Occasione per il raddoppio del Camarat capita sui piedi di Carioto che spreca così il lancio di Giacalone. Questa discesa ancora di Giacalone trova pronto alla deviazione Citarda. La Pro Favara sfiora il pareggio con questo tiro di Bernardo che va a lambire il palo della porta difesa da Ilardi. Sul capovolgimento di fronte è Arnone a provarci, ma Citarda mette in angolo. Sul finire della gara la Pro Favara ci prova con questo tiro di Cordaro con Ilardi che si supera in angolo e con questo colpo di testa di Calà che si spegne alto sulla traversa. Venendo una squadra giovane, sai, noi dobbiamo fare di necessità virtù. L'arma nostra è l'agonismo, attaccamenti con colori sociali e grande riconoscimento per l'avversario. È chiaro che poi prima o poi arriveranno le sconfitte, però quello che è importante è che i ragazzi danno tutto domenica dopo domenica. Abbiamo giocato comunque 70 minuti abbondanti in 10, cosa che ormai accade spesso, però al di là dell'espulsione abbiamo tenuto bene il campo, sapevamo di incontrare una squadra agonisticamente molto valida, hanno trovato il gol loro, forse anche noi abbiamo avuto qualcosina di importante per andare in vantaggio nel primo tempo, ma non l'abbiamo sfruttata, la traversa, insomma un po' di occasioni mancate, ma al di là della sconfitta la reazione c'è stata da parte di tutti. Vince il Kamarat contro la Profavara e la relega al penultimo posto, come si diceva prima in classifica, come accennavano i nostri ospiti. Ferdinando Di Leo, tu hai giocato nel Kamarat, hai avuto una bellissima esperienza, ripetuta poi con il Campofranco nei playoff nazionali. Ecco, cosa c'è che a Camarata, il Kamarat, fa andare così bene questa squadra? La forza del Kamarat, secondo me, è l'allenatore, il mister Renato Maggio, che secondo me sa dare quegli stimoli, quell'impulso che ti spingono a dare più del 100%. Abbiamo visto lo scorso anno che il Kamarat, pur avendo una buona squadra, non andava poi così tanto bene. Quest'anno non l'ho detta prima come una rivelazione, perché secondo me quando c'è il mister Maggio in panchina, che siano giovani o che siano quarantenni, secondo me saranno sempre una grande squadra, perché come ho detto prima ti dà uno stimolo in più, ti dà quel tocco in più che fa la differenza, che ti fa giocare sempre dei bei campionati e che ti fa vincere le partite. Quindi un complimento a lui e soprattutto complimento alla società e alla squadra. Nicolas Morreale, che insieme a Ferdinando Di Leo hanno fatto parte del Kamarat, praticamente il Kamarat è stata la vostra prima squadra importante, tra virgolette, dopo la trafila giovanile della Polisportiva Olimpia. Ecco, cosa ricordi di quel periodo a Kamarat e che prospettive può avere, che futuro può avere questo Kamarat in questo campionato? Allora, intanto io quest'anno ho fatto anche 2 partite di coppa con il Kamarat. Devo dire che il mister, io quando sono arrivato per il primo giorno di preparazione ho visto la squadra tutta giovane, però giorno dopo giorno con gli allenamenti, attenzione, il mister ai giovani proprio gli tira il massimo, perché io vedendoli giocare all'inizio ho detto ma per me non sono giocatori d'eccellenza, ma giorno dopo giorno miglioravano sempre di continuo. Comunque secondo me il Kamarat in questo campionato, lui dice sempre che l'obiettivo è la salvezza, però secondo me il Kamarat darà filo da torcere a tutti. Bene, Salvatore Sorce, proprio l'ultima affermazione di Nicolas Morreale, tutte le società, tutti gli allenatori partono e iniziano il proprio campionato con l'obiettivo di salvarsi, ma non c'è proprio nessuno che vuole vincere questi campionati. Tutti si nasconde un po'. Sì, si nascondono, però credo che poi si va vedendo durante il campionato le squadre che veramente puntano agli obiettivi maggiori. Il Kamarat, come dicevano loro, anche se veramente magari sulla carta non parte sempre come favorito, però con Maggio in panchina, che è una garanzia, sicuramente l'obiettivo dei playoff lo raggiunge tranquillamente. C'era ancora in eccellenza un, possiamo chiamarlo derby, per la prima volta nel campionato, nel massimo torneo regionale siciliano che è quello di eccellenza, si incontravano Campofranco e Serra di Falco in campionato, già lo avevano fatto in Coppa Italia Dilettanti. Andiamo a vedere cosa è successo in Campofranco Serra di Falco. Una strepitosa prestazione del portiere tarantino e le incerte decisioni della coppia arbitrale fanno sì che il Campofranco subisca ancora una sconfitta in questo campionato contro un Serra di Falco cinico a capitalizzare le occasioni avute. Una gara che il Campofranco affrontava con molte assenze di peso del calibro di Panepinto, Concialdi, Cuiò, Restivo e Nicastro, ma i giovani che sono andati in campo hanno fatto al massimo la loro parte. Di contro un Serra di Falco ben messo in campo da mister Tutrone, che nella prima mezz'ora ha fermato sul nascere i tentativi del Campofranco. Comincia il Serra di Falco con un cross di Tedesco che Ceraulo mette lontano dalla porta di Semprevivo e con questo traversone di Palmiteri che trova Immesi bravo ad anticipare Guercio. Il Campofranco comincia a tenere il pallino del gioco con una supremazia territoriale che però non sortisce alcun effetto in fatto di pericolosità, fino a quando Capitan Di Leo dal limite comincia a far esaltare Tarantino, che alla fine risulterà il migliore in campo. Questa azione di Giovenco viene punita dall'arbitro con un calcio di punizione. In barriera l'arbitro vede un braccio largo di Di Leo e decreta il calcio di rigore tra le proteste dei padroni di casa. Sul dischetto va Casisa, che segna il gol del vantaggio per il Serradifalco. Occasionissima per il pareggio capita sui piedi di Balistreri, ma oggi Tarantino comunica a tutti che sarà difficile superarlo. La gara, complice una direzione arbitrale insufficiente, comincia a farsi nervosa e ci vuole tutta la professionalità dei calciatori in campo perché la situazione non degeneri. Altra occasione per il Campofranco con Marino, che da 40 metri lascia partire questo bolide che Tarantino con due super interventi nega il pareggio ai padroni di casa. Ancora Marino su calcio piazzato e ancora Tarantino a bloccare la sfera. Il secondo tempo vede il Campofranco posizionarsi nella metacampo del Serradifalco alla ricerca del pareggio, con gli ospiti che comunque controllano bene i tentativi dei padroni di casa, che ci provano in tutti i modi ma trovano sempre attento l'estremo difensore del Serradifalco oppure la leggera imprecisione degli attaccanti di casa. Al 18° del secondo tempo l'azione che ha scatenato le ire dei padroni di casa, un cross di Sposito, viene fermato in questo modo da Leone. L'arbitro non ha dubbi nell'indicare il calcio di rigore con il cartellino giallo in mano per ammonire il difensore del Serradifalco, ma l'attenzione del fischietto Cesenate viene richiamata dal suo secondo assistente, che comunque si porta nel suo posto da dove si batte il calcio di rigore, ma che lo fa recedere dalla decisione, e le immagini rallentate sembrano dare ragione alla bandierina messinese. Le veementi proteste del Campofranco non fanno assolutamente cambiare ancora idea alla coppia arbitrale, che fa riprendere il gioco senza che venga data la possibilità ai padroni di casa di provare a pareggiare. Il nervosismo rimane nelle fila del Campofranco e il Serradifalco ne approfitta per chiudere la gara con un contropiede di Pirrotta che serve il solitario di Miceli per il gol dello 0-2. Nel finale ci prova Alessio Sposito, ma Tarantino è ancora insuperabile, e ancora reclami del Campofranco per questo mani in aria di Pirrotta e per questo atterramento sempre in aria di Fabio Messina. L'ultimo tentativo per i padroni di casa è di Alessio Sposito, ma Tarantino stavolta è plastico. 4 sconfitte in 7 gare fanno suonare il campanello d'allarme in casa Campofranco, mentre per il Serradifalco, ancora imbattuto, continua il momento magico. Molta amarezza perché sono gare che vengono decise da errori arbitrali, orrori arbitrali. Purtroppo stiamo subendo per ora una serie di partite una dopo l'altra dove stiamo subendo questi errori arbitrali e non possiamo farci niente. Dobbiamo avere pazienza perché credo che oggi abbiamo fatto una grande partita. Non credo che abbiamo fatto una brutta partita, penso che oltre al cinismo ci sia stata anche una buona geometria tattica contro una squadra che è importante perché ha un tema di gioco che a prescindere dagli interpreti è sempre lo stesso. È chiaro che l'assenza di pane pinto si fa sentire, ma a livello anche di coraggio per la squadra. Però ancora una volta mi è piaciuto tanto il Campofranco, mi è piaciuto tanto e credo che questo dia un grosso valore alla nostra prestazione. Bene, eravamo tutti allo stadio Lombardo di Casteltermini. Ferdinando Di Leo, cosa è successo? Ma è successo che l'arbitro ha segnalato un calcio di rigore, che ci può stare, non ci può stare. Il guardalinea si è avvicinato per mettersi in posizione e ha comunicato all'arbitro che per lui non è rigore. Da lì già l'arbitro aveva ammonito il difensore, da lì ha ritirato l'ammonizione, ha ritirato il rigore e ha segnato la punizione per il Serradifalco. Purtroppo sono delle cose, sì è vero, il guardalinea potrà anche aver visto bene, però io fin da piccolo hanno insegnato che quando l'arbitro fischia ormai non può mai cambiare idea. Stavolta l'ha cambiata ed è andata male per noi. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo giocare anche contro gli arbitri, ci dobbiamo allenare più del 100% e la ruota prima o poi deve girare. Nicolas Morreale, tu nonostante la vostra giovane età avete fatto tantissime partite, avete incontrato tantissimi arbitri. La domanda che nasce spontanea nei tifosi o negli ambienti delle tribune: è necessario che viene un arbitro da Cesena, da Mantova, da Torino, da Milano per arbitrare delle gare come Campofranco Serradifalco, che comunque credo io che ci sia bisogno di un arbitro siciliano che conosce i giocatori, conosce l'ambiente. Cosa ne pensi? Io la penso come te, perché loro non conoscono l'ambiente siciliano, come dici tu, e poi non vedo tutta questa differenza, perché tranne qualche eccezione, secondo me non c'è differenza tra gli arbitri del nord e questi nostri siciliani, secondo me, tranne qualche eccezione. Ma secondo me domenica io mai ho visto una cosa del genere. E poi la cosa che mi è sembrata molto strana, che prima il guardialino è andato come a indicare il dischetto del rigore, quando è arrivato Tedesco, il capitano della Serie di Falco, lui è cambiato, lì è cambiata idea. Invitiamo, scusa Nicolas, invitiamo la regia, Salvatore Di Prima, a rimettere il pezzo del servizio delle proteste del Campofranco. Prego Nicolas. Sì, stavo dicendo proprio questo, quando è arrivato Tedesco lì il guardalinea ha cambiato idea. E poi un'altra cosa che voglio dire, secondo me se debbono prendere un arbitro del nord debbono prendere anche tutta la terna arbitrale, perché questa cosa non la capisco. E poi ho detto, ma poi a prescindere questa azione di rigore, ma il fallo su Messina, il fallo di mano su Pirrotta, anche il guardalinea, l'impressione mia, questo guardalinea sotto la tribuna per me non voleva che il Campofranco arrivasse dentro l'area. Io, per me c'era qualcosa che non andava in questo guardalinea. Bene, sicuramente una giornata non andata bene per il Campofranco. Salvatore Sorce, è mai capitato, tu sei uno dei dirigenti storici del Mussomeli, ne hai viste di cotte e di crude, è mai capitato un qualcosa del genere al Mussomeli? Onestamente no, né al Mussomeli né anche in altri campi che l'arbitro dà un rigore e poi non viene battuto, addirittura si cambia la decisione. Rigori magari che non ci sono, che vengono dati, questo sicuramente magari capita, però questa cosa non mi era mai successa né personalmente né di vederla in televisione. Bene, vediamo un po' adesso, dimentichiamo tra virgolette tutta la giornata precedente del campionato di eccellenza, vediamo Sharon cosa succederà domenica prossima. Folgore, Palmonval, Profavara, Mazzara, Raffadali, Camarat, Riviera Marmi, Rocca di Caprileone, Gemini, Alcamo, San Sebastiano, Campofranco, Marsala, Leonfortese, Sera di Falco, Seccataldese. Bene, lasciamo momentaneamente il calcio, ci avviamo praticamente alla conclusione, non ci facciamo mancare nulla, come dicevamo all'inizio, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di pallavolo, abbiamo parlato un po' di tutto, ma guardate un po' cosa ci siamo andati, o meglio cosa il nostro Alessandro è andato a scovare. Elisa. Si è chiusa sulla pista Concordia di Favara l'intensa stagione dei trofei Malossi, in palio due titoli, quello del trofeo Trinacria e quello del trofeo Scootermatic. In pista c'erano i migliori specialisti delle ruote piccole siciliane, come i campioni del mondo 2012 Alberto Consoli e Mario Tornera, che ha vinto il titolo nel 2013. Il trofeo Trinacria è andato proprio ad Alberto Consoli, che si è lasciato alle spalle il catanese Carlo Sturniolo e poi Mario Tornera e il comisano Emanuele Salerno. La prima gara siciliana del trofeo Scootermatic è andata ad Alessandro Scianna, mentre il trofeo è stato vinto da Alex Annibale. Adesso il Circus Malossi si riposa in attesa della prossima stagione. I piloti siciliani hanno dimostrato ancora una volta di essere una spanna sopra la concorrenza. Bene, era una gara di scooter. Ferdinando Di Leo, che effetto fa vedere queste immagini? Quante volte sei stato su uno scooter rincorso? No, sicuramente fa un effetto molto più bello rispetto a quello di un pallone che rotola, secondo me. Addirittura. Sì, io amo i motori, a volte molto spesso più del calcio, però purtroppo lì ci vogliono i soldi, con il calcio magari qualcosa in tasca la metti pure. Sono passioni entrambi comunque, passioni che non abbandonerò mai, passioni che porterò sempre con me. Sono cose che faccio fin da un bambino e da cui non mi staccherò mai. Nicolas Morreale, conoscendo Ferdinando da piccolo, quando giocavate insieme, io ricordo qualche cosa così, gli hai mai consigliato di ritirarsi dal calcio? Sì, sempre. Dal primo giorno che ho visto toccare il pallone. Sto scherzando. Scherziamo ovviamente. Per me Ferdinando, prima di tutto, è una persona speciale. Prima di tutto, perché per me è come un fratello, perché da piccolo siamo cresciuti insieme. Poi è anche un ottimo giocatore e secondo me non c'entra niente con la promozione. Con l'eccellenza. Poi mettiamo pure che abitate nella stessa palazzina. Sì. Salvatore Sorce, anche Mussomeli con i motori non scherza, dico, avete il rally, avete anche altre moto, rally, non ci facciamo mancare niente, cavalli, biciclette, tutto. Lo sport massimo. Anche con i cani ora si stanno attrezzando bene. Addirittura, quindi le gare ginofile andremo, oltre che le mostre, andremo a vedere le gare ginofile. Ci avviamo alla conclusione, prima di salutare tutti quelli che hanno collaborato, cominciamo proprio con i nostri ospiti che abbiamo avuto stasera. Allora Salvatore Sorce, un saluto a te, lo estendi a Mister Sapia, al Presidente Salvatore Petruzzella, sì, e a tutti i giocatori. E io, il Mussomeli, sì? Volevo fare un saluto, un in bocca al lupo a Pane Pinto, perché siamo sicuri che tutta Mussomeli, gli sportivi di Mussomeli, che rientreranno nel più breve tempo possibile e sarà più forte di prima. Bene, sicuramente Cosimo Panepinto ci starà ascoltando, o comunque porteremo i saluti di Salvatore Sorce, di tutto il Mussomeli e di tutta Mussomeli, insieme a tanti altri auguri per Cosimino che sono arrivati. Questo fallo che ha fatto il giocatore del Marsala, onestamente sono cose che fanno male al calcio. E tra l'altro saltiamo un po', Maurizio, Ferdinando, anche ieri sarà una coincidenza, dico, un giocatore della San Cataldese che in coincidenza giocava con il Marsala è andato pure a finire in ospedale con una lussazione al gomito. Dico, queste cose tra voi giocatori si dovrebbero evitare. Ma sai Rino, purtroppo nei 90 minuti della partita succede di tutto, c'è chi perde la testa, sono cose assolutamente che non fanno parte del calcio, sono cose che fanno male anche a vedersi, anche la gente che non ne capisce di calcio proprio è disgustata di queste cose. No, non posso dire niente, non dico niente alla Lega perché io sinceramente non sono nessuno, anzi sono il primo che quando arriva in campo non capisce più niente. Però secondo me anche dal punto di vista umano io non riuscirei mai ad entrare su un compagno di squadra, anche su un avversario per fargli male. Certo, nel calcio è uno sport di contatto, è uno sport di situazione, quindi un contrasto più duro ci può anche stare, però sicuramente non entro mai per far male o per qualche vecchio rancore o appunto proprio per rovinare la carriera, perché ormai in queste categorie c'è gente che di calcio ci lavora, di calcio fa vivere la famiglia, prende un grande stipendio. Quindi spero che tutto questo finisca presto e che ci mettiamo un po' tutti la testa a posto. Bene, Nicolas Morreale, la tua Empedoclina sta carburando con Mister Sclafani. Sì, intanto devo fare complimenti al Mister perché io l'ho conosciuto qui con il Campofranco, non era quello che è oggi, veramente molto preparato. Poi è una persona ottima. E comunque adesso ci stiamo allenando veramente bene, il gruppo ci sta amalgamando e speriamo di continuare per questa strada che tranne con il Mussomeli, sì. Dice Salvatore, sarà un bel derby sì. Diciamo, anche se sono provinciali. Domenica riposate, Nicolas, sì, vero? Domenica sì. Perfetto. Sfortunatamente sì. Sfortunatamente sì. Mentre Ferdinando Di Leo, domenica il Campofranco va a Enna contro la neopromossa in matricola San Sebastiano. Che gara deve essere? Sicuramente, visto la nostra posizione, sarà una gara da prendere con le pinze, una gara che stiamo preparando alla grande, una gara che secondo noi sarà la gara del riscatto, da affrontare con tutta la voglia, con tutta la concentrazione possibile, sperando di ottenere un gran risultato, anche perché non dimentichiamoci che noi siamo il Campofranco, siamo arrivati secondi l'anno scorso, abbiamo un organico secondo me che è di tutto rispetto e dobbiamo darci una mossa, altrimenti la situazione si fa dura e poi con la pressione sappiamo tutti che vincere le partite diventa veramente molto difficile. Rientra Concialdi che finisce la squalifica, Restivo è praticamente a disposizione e anche Cuiò è sulla via del recupero. Diciamo che al 100% rientra solo Concialdi, Cuiò, Flavio, Nicastro e Rino Restivo ancora non sono al top, però verranno convocati e faranno questa trasferta insieme a noi anche per darci il sostegno morale. Faranno gruppo. Bene, siamo giunti al termine della seconda puntata di Platani Sport. Io cerco di ricordare tutto a memoria nel ringraziare i cameraman Maurizio Schillaci, Alessandro Favata, il direttore di fotografia Carmelo Orlando e dall'altro lato alla regia Salvatore Giuliano che manovra il computer come nessun altro sa fare, Antonio Lamattina il nostro fonico e il regista Salvatore Di Prima. Ringraziamo proprio Salvatore Di Prima, ringraziamo anche il nostro sponsor, se possiamo così in maniera molto veloce fare vedere, perché dalla prossima settimana Arti Grafiche a San Giovanni Gemini ci riempirà questo spazio dietro di noi, questa parete dietro di noi, troverete una scenografia creata appunto da Salvatore Di Prima e realizzata da Arti Grafiche, quindi che abbellirà sicuramente tutto quello che non vedete per ora dietro. Prima di passare all'ultimo servizio io voglio ringraziare ancora Salvatore Sorce, dirigente del Mussomeli, Nicolas Morreale, difensore dell'Empedoclina, Ferdinando Di Leo, centrocampista del Campofranco e ovviamente idealmente, se facciamo una panoramica, a Sharon Provenzano alla mia sinistra e alla mia destra Elisa Di Franco, mentre sentiamo le voci dall'altra parte della stanza, ma è tutta gelosia, noi lo sappiamo. Vogliamo chiudere con un ricordo: un mese fa ci lasciava una bellissima e splendida ragazza di 20 anni, dopo 5 anni vissuti in un letto, possiamo dire, di ospedale. Noi la vogliamo ancora ricordare così e tutti insieme noi del Platani diciamo ciao Egizia, a martedì prossimo. Love you.